finalmente qualcuno del nostro governo ha preso una posizione. Ci stanno bistrattando, ci stanno umiliando, ci stanno minimizzando, ma abbiamo il nostro ministro degli esteri, cari signori, e quello mica si fa mettere i piedi in capo, e quello quando si muove e si muove, e cosa ha fatto? Ha preso e è andato a incontrare la coppia Angela Sarkozy, tra l'altro auguri e padre, e ha fissato un appuntamento, è andato in camera e si è preparato un bel discorso. Quando parla lui, mica scherziamo. Allora di fronte allo specchio ha addirittura mimato il gesto e ha detto: ma come vi permettete voi, Franco e tedeschi, prima nemici, ora amici contro l'Italia? Come potete voi stravalicare, mettere da parte, minimizzare il nostro ruolo nell'Europa? Siamo uno dei 6 paesi fondatori. E di là, terrorizzati, dice: ma scusa, sai, noi avevamo telefonato, ma c'era la linea occupata. Ma che linea occupata? Queste sono vergognose scuse, miserrime e battute. Voi non dovete far così. E con quella sua voce tonante, decisiva e coinvolgente, chiaramente di fronte aveva 2 persone, diciamo, terrorizzate. E poi vabbè, comunque facciamo la finita così. Voi ora ci rimettete nel consesso del trio, anzi, semmai escludete l'Inghilterra, che tra l'altro ha la sterlina e non è nell'area dell'euro. E poi vedremo cosa fare dopo. Fatta questa sceneggiata, prende, si veste e va all'appuntamento. Lo fanno aspettare un'oretta fuori, i due, perché stavano parlando delle loro cose, e lui montava come la panna, dice: ora addirittura mi fanno aspettare, cioè, arriva davanti ai due, i due sono in piedi, non gli stringono neppure la mano, e lui ci riflette un attimo, vede negli occhi dei due una luce che non aveva mai visto, e allora: scusate, io sono stato mandato qui, perdonatemi, io devo venire perché sono il presidente, sono il ministro degli esteri, io gliel'avevo detto a quell'altro, non mi ci mandare, non mi far fare certe figure. No, te ci vai, e come? Sapete, lui è il mio padrone, io posso solo scodinzolare, vengo qua, cosa possiamo fare? Se dobbiamo chiedere scusa ve la chiediamo, diteci voi cos'è che devo riferire. Te devi riferire al tuo padrone, che noi vogliamo qua, lo vogliamo vedere in separata sede, soprattutto l'amica Angela ha bisogno di fare 2 parole con il vostro gentiluomo presidente del Consiglio. Ha bisogno di dirgli 2 o 3 cosettine in un orecchio. Lui che va in giro a putinare in qua e là, che va in giro a svillaneggiare le persone, che va in giro a sputtanare e sputtanarsi, deve venire qui da noi, noi siamo gente seria. Ma no, ma come faccio io andare a ritornare e dirgli questo? Questo mi licenzia. E già siamo in crisi col governo. Se facciamo questo, cosa succede? E se io poi vengo buttato fuori, cosa faccio? Torno a fare il maestro di sci, se mi ci vogliono. Abbiate pietà, via! E lo buttano fuori con ignominia. Il seguito alla prossima puntata.